Siamo qui con Eric Gobetti, che è uno studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, resistenza, storia della Jugoslavia e soprattutto storico freelance. Siamo qui con lui oggi perché ci parlerà del libro che ha scritto, che si intitola E allora le foibe. Eric ci ricostruisce quello che è stato, quelle che sono state le foibe, partendo da quello che accadeva, diciamo, al confine orientale dell'Italia e soprattutto ricostruendo i fatti storici, aiutando anche a smantellare quella che è stata la propaganda di destra che è stata utilizzata per appunto strumentalizzare questo evento. Ringrazio Eric per la sua presenza e voglio chiedergli, insomma, come mai ha deciso di scrivere questo libro. Dunque, perché l'ho scritto? Direi che ci sono due motivazioni che si sommano. Una è di tipo, diciamo, professionale, cioè volevo ribadire la verità storica di fronte a, appunto, una narrazione pubblica completamente errata o comunque in gran parte imprecisa. E quindi dare valore, diciamo, al mio lavoro e al lavoro di tanti colleghi che da tanti anni si occupano di questi temi. E in secondo luogo, invece, una sorta di dovere civile, lo definirei, sempre da storico, da studioso, però il dovere di cercare di fermare quella strumentalizzazione politica che viene fatta di questi temi, che finisce per ribaltare in qualche modo gli stessi valori fondanti del nostro paese, della nostra Repubblica, che sono i valori dell'antifascismo e della resistenza. Ecco, io non vorrei che l'uso politico di questa vicenda finisca per capovolgere quei valori che io ritengo ancora importanti nella nostra società e che devono essere difesi. La narrazione post 8 settembre, quindi la narrazione post armistizio del 1943, che riguardava il fronte orientale, era indirizzata, diciamo, a far dimenticare quello che era accaduto nei decenni precedenti. Ma che cosa era accaduto nel periodo precedente, appunto? Sì, spesso la vicenda delle foibe del 43 viene rappresentata come un episodio improvviso che arriva a colpire una popolazione pacifica in un contesto di pace, dimenticando completamente il fatto che quell'avvenimento accade nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, la guerra più violenta mai combattuta nella storia dell'umanità, una guerra che fa milioni di morti, la maggioranza dei quali civili. E avviene, come dire, alla fine di un lunghissimo processo di tensioni e violenze in questo territorio specifico del nostro confine orientale. Una storia di violenze che comincia sostanzialmente con il passaggio di questi territori allo Stato italiano dopo la Prima Guerra Mondiale e poi con l'instaurazione del regime fascista. Un regime che impone con la violenza l'adesione a un'unica identità nazionale, cioè quella italiana, sostanzialmente vietando le appartenenze nazionali differenti. Le popolazioni che quindi non si identificano come italiane sono costrette a italianizzarsi a forza, i nomi e i cognomi vengono cambiati i toponimi e in generale viene impoverita questa parte di popolazione. Addirittura a un certo punto è vietato parlare pubblicamente la lingua slava e persino nelle chiese non si può più parlare slavo. Quindi è un contesto di forte tensione contro la popolazione slava di questi territori, che si aggrava naturalmente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in particolare con l'invasione della Jugoslavia da parte dell'esercito italiano nel 1941. Da questo momento in poi la tensione aumenta enormemente, sia a causa della sollevazione popolare dei popoli jugoslavi, che formano un movimento di resistenza molto forte, molto efficace, che sarà l'unico in Europa a liberare l'intero territorio nazionale con le proprie forze, quindi il movimento partigiano guidato dal Partito Comunista e da Tito. E dall'altra parte a causa delle forti repressioni condotte dagli eserciti occupanti, non solo gli italiani, anche i tedeschi e altre forze. Ma noi non possiamo dimenticare che gli italiani hanno commesso numerosi crimini di guerra in questi territori, anche nelle zone che erano già state annesse all'Italia appunto alla fine della Prima Guerra Mondiale. Una delle peggiori stragi commesse dall'esercito italiano avviene a Podum, che è una località a pochi chilometri da Fiume, nel luglio del 42. In questa occasione vengono uccisi 91 persone e il resto della popolazione viene deportata in un campo di concentramento, il campo di concentramento di Arbe.
Ecco, anche di questo si sa poco. Gli italiani, l'esercito italiano deporta 100.000 jugoslavi durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta in gran parte di civili, quindi donne, vecchi e bambini, e i morti sono circa 5.000. Non sono campi di sterminio, naturalmente, sono campi di concentramento dove le persone però muoiono di fame, di stenti, di malattie. Solo ad Arbe, che è il campo più conosciuto e più grande, muoiono 1.500 persone, in gran parte donne e bambini. Quindi ecco, non si può comprendere quell'esplosione di violenza che avviene nel settembre del 43 se non si capisce il contesto in cui avviene, che è un contesto di violenza che dura da molti decenni e che si è aggravato negli ultimi due anni a causa proprio di questa guerra, della guerra di liberazione da una parte, ma anche della guerra contro i partigiani condotta dall'esercito italiano con metodi molto, molto violenti nei due anni precedenti. Grazie mille, Eric. La prossima domanda riguarda, diciamo, quella che è stata la narrazione. Ossia, diversi storici stanno portando alla luce da anni ormai documenti che smentiscono gran parte della narrazione che anche a livello istituzionale è stata, diciamo, ufficializzata. Quindi noi oggi vogliamo provocarla. Ossia, le foibe furono un genocidio italiano oppure una tragedia da inserire in un contesto storico più complesso? Ma io col mio libro cerco di portare alla luce quelli che sono i risultati della ricerca scientifica di molti miei colleghi che anche meglio di me hanno fatto ricerca su questi temi da molti anni e che sono giunti a conclusioni molto chiare, sia dal punto di vista delle cifre, delle vittime, sia dal punto di vista delle ragioni, delle modalità di questi fenomeni violenti e sia appunto per i risultati, diciamo, di queste violenze. Quindi, come dire, dal punto di vista della ricerca storica non ci sono dubbi, ormai i fenomeni sono stati in gran parte chiariti, quindi noi studiosi sappiamo più o meno come sono andate le cose, naturalmente ognuno ha interpretazioni leggermente diverse, un punto di vista leggermente diverso, ma diciamo sui dati di fatto più o meno siamo tutti concordi. Il problema è che questi risultati della ricerca invece sono completamente diversi da quella che è la narrazione ufficiale. Io dico narrazione ufficiale perché ovviamente non è che siamo in un regime per cui c'è qualcuno che scrive la storia per tutti, però di fatto ci sono dei discorsi commemorativi che vengono fatti ogni anno il 10 febbraio dai Presidenti della Repubblica, ma anche da diversi leader politici, anche con incarichi istituzionali importanti, e poi ci sono ad esempio due film che sono stati prodotti dalla RAI e che quindi hanno, diciamo, l'aspetto di istituzionale perché sono prodotti dalla televisione di Stato. Ecco, in tutte queste narrazioni il racconto che viene fatto è completamente diverso da quella che è la verità storica, diciamo, appurata dagli studiosi fino adesso. Su alcuni aspetti questa cosa è eclatante. Vabbè, l'elemento delle cifre è quello più facile da appurare perché le cifre, diciamo, non si discutono, la matematica non è un'opinione, per cui è abbastanza evidente come le cifre che vengono di solito fatte sono molto più grandi di quelle che invece gli storici hanno appurato. Le vittime delle foibe del 43 sono circa 400-500 persone e nelle uccisioni del 45 si parla di 3.000-4.000 vittime. Quindi mettendo insieme queste cifre si può arrivare a un massimo di 5.000 vittime. Parlare di cifre superiori è completamente fuori dalla realtà storica. Purtroppo chi, come tutti gli studiosi, sostiene i risultati ufficiali, i risultati delle ricerche, viene accusato di riduzionismo. Ma riduzionismo rispetto a cifre che sono gonfiate del doppio e del triplo rispetto alla realtà. Per cui è un paradosso, nel senso noi riduciamo perché le cifre ufficiali sono sbagliate semplicemente, ma non per altro. Quindi, insomma, al di là di queste polemiche che, insomma, dovrebbero rimanere a livello della polemica, ma gli studiosi non hanno dubbi su questo. Anche se ovviamente le cifre precise non si possono, non si potranno probabilmente mai fare, ma diciamo l'ordine di grandezza è quello e non può essere raddoppiato o triplicato come viene spesso fatto. Ma forse l'elemento che invece è più importante, secondo me, è il fatto di come interpretare questi eventi. Allora, quando ogni anno, il 10 febbraio, si parla di pulizia etnica o addirittura di genocidio, di sterminio, o si definiscono le foibe come la nostra Shoah, si sta facendo una totale mistificazione.
cioè si sta mentendo sapendo di mentire, perché gli studiosi ormai sono tutti concordi sul fatto che non si tratta di pulizia etnica, non c'era la volontà di sterminare l'intero popolo italiano di quei territori, ma si tratta essenzialmente di due fenomeni di violenza, appunto del 43 e del 45, hanno caratteristiche di repressione politica, quindi vengono, le vittime vengono colpite in quanto rappresentanti dello Stato fascista o in quanto soldati in armi che combattevano con i nazisti, oppure come possibili nemici politici, ma non in quanto italiani. Lo dimostra banalmente il fatto che su 400.000 abitanti dell'Istria le vittime del 43 sono 400, insomma, quindi non c'è nessuna pratica genocidiaria, non c'è nessuna intenzione di sterminare la popolazione italiana. Purtroppo però appunto anche gli stessi Presidenti della Repubblica continuano a parlare di pulizia etnica, e questo è grave, perché ovviamente non dà conto della realtà storica e rende confuso il quadro e non aiuta a comprendere gli eventi. Ripeto, comprendere, non giustificare, perché non è compito degli storici dare giudizi sugli eventi. È chiaro che un crimine non è mai giustificabile, però bisogna comprenderlo. Questo è la cosa importante. Grazie, Eric. La prossima domanda che vogliamo farti riguarda quali sono gli strumenti che offri al lettore per contrastare i luoghi comuni sulle foibe? Ma dunque, io ho cercato proprio con questo libro di offrire uno strumento. Cioè, questo dovrebbe essere uno strumento non per contrastare qualcosa o qualcuno, ma per offrire a tutti i lettori la possibilità di comprendere davvero che cosa è accaduto. Dopodiché ognuno interpreterà liberamente e giudicherà liberamente, secondo i suoi valori morali, secondo le sue posizioni politiche, gli eventi come meglio ritiene. Però ecco, è importante cercare di riportare la questione su che cosa realmente è accaduto e per quale ragione sono accaduti questi eventi. Credo che questo sia uno strumento utile. Il libro è scritto in maniera molto semplice, molto chiara, credo. È un libro di poco più di 100 pagine, quindi anche di facile e rapida lettura, ed è rivolto, ripeto, a chiunque sia interessato a questi temi e voglia cercare di comprendere senza parocchi ideologici, senza essere già preventivamente schierato da una parte o dall'altra, ma proprio cercare di capire di cosa si tratta. Spero di esserci riuscito, insomma. A mio parere ci sei riuscito, perché è davvero un libro in cui spieghi benissimo i concetti, in cui non rendi neanche pesante la storia e soprattutto riesci a contestualizzare, a rendere davvero accessibile a tutti questo periodo storico, o comunque quello che è avvenuto su quello che viene definito il fronte orientale, insomma il confine orientale, scusami, a tutti. Quindi a mio parere ci sei riuscita alla grande, infatti davvero complimenti. E l'ultima domanda che ti... insomma, che vogliamo farti a nome della nostra associazione, è una domanda appunto sulla complessità, cioè qual è stata la parte più difficile da scrivere, o perché è stato difficile mettere insieme i pezzi, o perché era difficile metterla, non so, tradurla in testo, ecco, qual è stata la parte più difficile per te da scrivere e perché? Ma dunque, devo dire, forse la parte che mi ha messo più in difficoltà è la parte dedicata all'esodo. Non perché fosse una parte che conoscevo meno, ma in realtà perché forse è la parte che più mi provoca sofferenza anche personale. Io non ho nessun legame con quelle terre personalmente, o dal punto di vista familiare con quelle terre, né con personalmente conosco qualche esule, ma non ho rapporti particolarmente stretti con nessuno. Però sono convinto che è la vicenda che ha coinvolto 300.000 persone, di cui 250.000 italiani, che si sono visti costretti a lasciare quelle terre a causa di una guerra persa, a causa di uno spostamento del confine, è una storia davvero drammatica. È una piccola storia, in fondo, se la guardiamo in termini globali è piccola rispetto ai milioni di persone che sono stati costretti a spostarsi alla fine della guerra per la stessa ragione, cioè lo spostamento dei confini. Ma è comunque una tragedia per tutte queste persone, è una tragedia che non solo ha provocato una grande sofferenza, una grande difficoltà di vita
per queste persone che sono state costrette a ricostruirsi una vita da capo in Italia dopo la guerra, in un contesto molto difficile, ma anche per gli stessi territori da cui provengono, che hanno perso una parte importante della loro popolazione, hanno perso in qualche modo un elemento culturale che li rappresentava e dava significato. Questi territori, che sono sempre stati territori di confine, ma territori di convivenza tra popolazioni differenti, tra culture differenti, e anche di commistione, di integrazione tra queste culture e tra queste identità, e che invece hanno perso una parte importante della loro storia e della loro identità, e si sono quindi impoveriti da un punto di vista culturale. Ecco, questa storia per me era particolarmente dolorosa ed è stato particolarmente difficile scriverla. Mi sento davvero vicino alla sofferenza di queste persone che hanno pagato per tutti la sconfitta dell'Italia in guerra, una guerra peraltro scatenata dall'Italia fascista, che però l'ha persa. Grazie mille, Eric, per aver risposto alle nostre domande e grazie per aver scritto questo libro che, faccio vedere a tutti la copertina, ripeto, è davvero scritto benissimo, comprensibile a tutti, e che davvero in 100 pagine riesce a rendere comprensibile, ecco, quello che spesso è stato utilizzato in modo propagandistico, insomma, per raccontare la storia anche in modo un po' diverso. Comunque, a prescindere, grazie mille per il lavoro che hai fatto, Eric. Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima.